Fervono i preparativi per la prima campanella alla scuola primaria Caponnetto e alla scuola media Verga. Ne parliamo con il dirigente Maurizio Lomonaco. Quante classi, quanti alunni, problemi all'orizzonte? Allora, diciamo che quest'anno abbiamo registrato un aumento tanto alla primaria quanto alla media Verga. Il comprensivo Caponnetto adesso vanta 6 classi della scuola dell'infanzia, 18 alla scuola primaria e ben 22 alla scuola media presso della Verga. Siamo a un totale tutto compreso di oltre 1000 alunni e quindi chiaramente attendiamo con una certa ansia questa prima campana di domani, anche se siamo certi che tutto si svolgerà con il, chiamiamolo così, il rito dell'accoglienza, soprattutto per gli alunni del primo livello dell'infanzia, della prima classe della primaria e del primo anno della scuola media, con assoluta serenità e gioia in un clima familiare. Non ci sono problematiche? Allora, le problematiche sono un po' sempre quelle dell'inizio dell'anno scolastico, qualche richiesta dei genitori che non sempre è stato possibile accontentare o soddisfare in toto. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, però aspettiamo ora anche alcune cose a livello strutturale, c'è magari qualche cosa che va curata al meglio, la dovremmo definire, credo che però ordinaria amministrazione, niente di particolare. Stiamo parlando di due grosse realtà, la Caponnetto con il quartiere Santa Petronilla e la scuola media Verga, storicamente una delle più importanti. Allora, diciamo che la scuola primaria Caponnetto, che poi molti ovviamente chiamano Santa Petronilla perché altrimenti difficilmente ci riconoscono, è in una zona abbastanza conosciuta nel resto della città, però ha avuto anche in questo momento, in questi ultimi anni, un certo aumento di classi e quindi di alunni che vengono anche da zone della città che non sono di pertinenza dell'area in cui insiste. E questo è avvenuto anche con la scuola media Verga, che negli ultimi anni ha fatto registrare anche una certa affluenza da zone che normalmente non erano di nostra competenza. Quindi ritengo che questo sia il frutto che i docenti sia della scuola dell'infanzia, della primaria che del primo grado hanno fatto in questi ultimi anni. Per concludere, un breve messaggio agli alunni che domani entreranno in classe? Io spero che loro ritrovino qua un clima di assoluta tranquillità e familiarità e che possa essere per loro un anno formativo il più possibile all'insegna dell'allegria, del lavoro e dello studio.